Ciao a tutti ragazzi, benvenuti qui in questo nuovo video, bentornati qui su Aero Truck Simulator 2. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati con il nostro nuovo camion, il nostro Volvo. Pronti per proseguire. Allora, eravamo arrivati a Cagliari. Dopo lo scorso episodio abbiamo fatto Roma-Cagliari trasporto dei vaccini. Quindi da Cagliari adesso abbiamo deciso, lo scorso episodio, di provare a dirigerci in Spagna. Zaragoza. Ma ci siamo... Ok, ci siamo già andati qui... Albacete, no, Albacete non l'abbiamo mai vista. Ok, allora approfittiamo. Ci facciamo questo viaggio di 807 km, di cui con il traghetto sono 578, quindi ok, ci può stare. Lo impostiamo come destinazione GPS. Andiamo a caricarci il carico che abbiamo, insomma. Questo camion che fa un rumore incredibile, lo abbiamo visto lo scorso episodio. Ci faremo questo viaggio, arriveremo in Spagna, poi riprenderemo lo Scania. Riprenderemo lo Scania e assumeremo un autista a cui dare questo Volvo qui. Ok, bisogna stare un po' attenti ovviamente. Mi insinuo lì rischiosamente, ma lo faccio. Allora, prendere la seconda uscita. Ok, posso andare, vai. Si affonda. Senti qua che sound incredibile. Spacca timpani che abbiamo. Ok, siamo arrivati. Perfetto. Beh, meno male, abbiamo fatto 20 km. Sì, che noi, vabbè, ce la rischiamo anche qui, eh. Vai, portiamo le motociclette in Spagna. Possiamo partire. Magari vogliamo partire, eh? Cioè, nel senso. Ok. Vai così, agganciamo il rimorchio. Perfetto. Ce la famo? Vai! Ah no, ok, 1300 km totali, ok, quindi ne abbiamo da fare 700 noi in strada, mentre gli altri sono da fare sul traghetto. Vabbè, ma noi qual è il problema? Ci facciamo questo ultimo viaggio con il Volvo e sta a posto. Quindi vai, in marcia, perché la vedo lunga con questo camion che, insomma, non è un fiore all'occhiello per quanto riguarda la velocità, purtroppo. Però dai, bisogna mettersi in marcia, farsi coraggio, macinare chilometri, partire all'avventura senza paura con il Volvo. Poiché ci teniamo anche belli idratati. Metti la freccia. Ok, bella larga. Quello si è fermato, non capisco perché. Vabbè, io vado tranquillamente. Quelli sono i camion che mi fanno bestemmiare quando gli sono dietro, che inchiodano senza motivo. L'avete visto? Vabbè. L'importante è quello. Allora, maciniamo chilometri. Sarà una bella sfida, una bella lotta. Allora, ci facciamo questo tratto fino al traghetto insieme. Il traghetto, poi magari qualche parte della Spagna magari ve la taglio, non lo so, anche perché comunque abbiamo tanto da fare. Qualche taglio sicuramente va fatto. Comunque per il momento è giorno, ma dovremmo arrivare più o meno alle 6 di mattina, quindi avremo anche magari un tratto di notte da fare, che probabilmente sarà qui in Spagna, almeno credo, non lo so, vedremo, lo scopriremo strada facendo, strada percorrendo e chilometri macinando.
Vadi, andiamo così, tranquilli. Come vedete, la velocità non è delle migliori. Quando mai io ho guidato sul lato destro, se non per sorpassare sulla corsia di emergenza? Adesso potete capire che, insomma, ci sono delle velocità non troppo elevate. Non troppo elevate. E va bene così. Vai, proviamo a sorpassare. Proviamo a sorpassare. Salvala però, salvala perché è rischioso tutto questo. Tutto questo è molto rischioso. Vai così. Vai così. Guarda come si spinge. 120 km orari. Sembrano velocità folli. Eppure io qualche altro motore un po' più potente gliel'avrei messo, eh. Anche magari sacrificando un po' il sound. Ma perché veramente, veramente non ha senso. Ma vabbè. Ma vabbè, ma vabbè, ma vabbè. Vadi, vadi. Si spinge. Intanto la strada la maciniamo. Allora, questo è il terzo episodio che sto registrando nella giornata odierna. Non so quando lo vedrete questo perché li scaglionerò molto. Comunque sapete che Euro Truck Simulator 2 non, probabilmente non ci sarà frequentemente. Quando ho tempo di registrare sicuramente lo porterò. Quando ho tempo. Oh, intanto un incasso. 1235 euro da Matthew. Da Matthew, grande Matthew. Bene così. Bravissimo, sono comunque soldi che entrano, a noi ci fa piacere. Tra l'altro, quanto ci dà questo viaggio? 49.000. Non è tantissimo per i chilometri, perché 1.300 km paga veramente poco. Sì che abbiamo il traghetto, però paga veramente poco. Cioè, diciamo che 700 km, 49.000 ci può stare. Ci può stare. Comunque sono 1000, erano 1300, ma abbiamo quei 500 di traghetto che ci tolgono, quindi non è affatto male, non è affatto male. Bene, noi intanto proseguiamo, andiamo belli veloci. Ogni tanto io salvo, ovviamente, perché dobbiamo stare salvaguardati, a proposito di salvare, dal fatto che, insomma, potremmo incappare in traffico, incidenti e cose che potrebbero compromettere il nostro regolare svolgimento. Io sono sempre del parere che non so se voi mi sentite perfettamente, perché fa tanto casino. Io vedo che i livelli lì sono abbastanza equilibrati, quindi dovreste riuscire a sentirmi in modo tranquillo, riuscire un bel sound del motore che vi stura le orecchie, così come le stura a me. E a noi va bene così. Un altro incasso, 1.300 euro da George San Giorgio, grande George. Vedi, poi assumere tanti autisti ci aiuta anche in questo. Cioè, assumere molti autisti ci permette di fare molti più incassi oltre ai nostri. Perché comunque, prima quando avevamo solo un autista, ovvero il primo autista che era Jennifer, capisci che incassava una volta ogni tanto. Come loro di solito fanno. Avere quattro autisti già ci permette di incassare di più, perché abbiamo tre o quattro autisti? No, abbiamo quattro autisti, perché abbiamo Jennifer, John, George San George e l'altro che si chiama Matthew. Quindi sì, quattro autisti con noi cinque. Poi questo episodio ne prenderemo un altro in Spagna da affidargli questo veicolo, questo Volvo. Quindi avremo 5 autisti nella nostra scuderia della TM Logistic Zrlsas. Quindi let's go. Siamo a Sassari. A breve prenderemo il traghetto. Salvala. Andiamo così. Occhio alle curve. Occhio a questa curva molto, molto rischiosa. Rallentala, perché altrimenti rischiamo di restarci in pineta. Ok, il traghetto è qui davanti. Adesso facciamo gli ultimi chilometri rimasti.
per arrivare. Ah, c'è un semaforo, c'è ovviamente una macchina. Se non ci fosse stata sarei passato. Dai, cosa cazzo inchiodi? Accelera. Vai così. Allora, rotonda. Potrei fare la manovra evasiva da panico, ma tanto non arriva nessuno, quindi loro anche vanno. Uscire adesso. Perfetto. Nice, ci siamo. Mamma mia, guarda qui che bello. Che bello, che bello, che bello, che bello. Vai, 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 vai. Seconda uscita, andiamo a... Uscire adesso. Non entrava la marcia. Porco schifo. Prendere la prima uscita. Prima uscita, vai. Vabbè, noi seguiamo la punto. Seguiamo la punto e non c'è problema. Ok, vai così. Perfetto. Siamo arrivati, no? La rotatoria. Oh madonna, quanto casino per arrivare fino al porto. Aggrediamo un po' il marciapiede. Mamma che pelo gli abbiamo fatto lì, eh? Con il rimorchio. Non so se l'avete visto. Dallo specchietto. Ok, perfetto. Qui... viaggio verso Barcellona. No, che ghiaccio. Barcellona, vai così. Ok, ladies and gentlemen, eccoci qui. Siamo arrivati in Spagna. Ovviamente è notte, mancano 500 chilometri, 569 chilometri alla nostra destinazione, che ci percorreremo in notturna. Quindi mettiamoci in strada, affrontiamoci questi chilometri rimanenti e vediamo come... cosa ci dice il viaggio. Intanto io la salvo per sicurezza, perché insomma non si sa mai. Ok, girare di qua. Venirsi a destra. Uscire adesso. Ok, ok. Andare. Va bene. Venirsi a sinistra. Vai, sinistra. Siamo a Barcellona. L'abbiamo già visitata questa città, questa incredibile, meravigliosa città ispanica. Allora, vai, 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 vai. Acceleriamo, acceleriamo. Ovvio che il tratto in notturna eventualmente ve lo potrei anche tagliare per un video un po' più breve. Probabilmente qualcosa vi taglierò. Arriveremo alle 4:39, quindi non ancora al sopraggiungere dell'alba, ma ancora in fase notturna, ma va bene così. Comunque poi dovremmo assumere un autista, il che, lo sappiamo già, lo faremo. Quindi vediamo, se non succede niente di particolarmente emozionante, noi ci vediamo quando ci troviamo a ridosso del punto di consegna, magari. Ragazzi, mancano meno di 50 km alla nostra destinazione, quindi possiamo andare a proseguire. Siamo quasi addirittura di arrivo. Siamo quasi arrivati alla destinazione, il che a noi va bene. Con questo camion che mi ha distrutto i timpani, sappiate, ma almeno stiamo andando belli aggressivi verso la nostra destinazione. Poi ovviamente assumeremo l'autista e gli daremo questo camion. Noi riprenderemo lo Scania e poi continueremo a fare i nostri viaggi classici per racimolare moneta e per anche poi arrivare al punto di comprare altri camion, assumere altri autisti, espandere la nostra azienda e tutto quello che ne concerne. Io nel piccolo GPS del camion vedo già la bandiera dell'arrivo della nostra destinazione, mentre nel GPS quello grande
dell'HUD ancora no, ma insomma siamo arrivati perché mancano 12 km, quindi ci siamo, usciamo, prendiamo l'uscita e siamo praticamente arrivati. Ok, usciamo a destra, facciamo così. Albacete esplorata. Vai, 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 vai. Ci mettiamo di qua. Ah no, c'è la rotonda, c'è la rotonda, c'è la rotonda, c'è la rotonda, quindi le frecce non servono. Cioè, nel caso servirebbero anche, anche nelle rotonde vanno messe le frecce, ma... Vai così. E siamo arrivati. Destra. Voltare a sinistra. Sinistra. Fine del viaggio. Perfetto. Allora, te lo parcheggio dove vuoi tu. Ok. Facciamo così. Facciamo una manovrina tattica che non si vede un cazzo. Ok, abbiamo un po' di luci fortunatamente. Perfetto, direi un parcheggio eccezionale. Bene signori, allora eccoci qua. Andiamo a mostrare i risultati. 49.000 euro che si aggiungono al nostro gruzzolo. C'è un'agenzia del lavoro qui. Ma allora, aspettiamo un attimo, io vorrei... Allora, detto ciò... Facciamo agenzia del lavoro, assumi un autista. Ok, io quasi a questo punto farei questi, guarda, questa mi costa di meno, Carla. Ah, perché non c'ha, non c'hanno sta roba. Ma prendiamo Lucas. Diciamo Lucas, prendi Lucas. Fammi vedere qua se ci sta invece altra roba. No, quelli là sono quelli. Guarda questo, questo buff incredibile, pazzesco, meraviglioso. 3,61, 10,35, questo 10,50 per chilometro. Prendiamo Lucas, prendiamo Lucas. Ok, assumi autista, lo mandiamo... Qui che non c'è nessuno. Ok, abbiamo assunto l'autista. Andiamo a gestione camion. Noi ci riprendiamo. Non l'Iveco, dov'è lo Scania? Noi ci riprendiamo lo Scania. Ferma, lascia perdere. Questo me lo prendo io, maschio. Non ci pensare. Ok. Dove, dove ci teletrasportiamo adesso, secondo voi? In, a Roma o a Bilbao? Sarà interessante vedere dove andremo. Non lo so, non ne ho idea. Siamo... Mi sa proprio che stiamo a Roma. Mi sa che stiamo a Roma. Fammi vedere. Mappa. Siamo a Roma. Come al solito. Ok, allora, gestione camion. Aspetta un attimo. Dove cacca? Gestione, gestione autisti. Lucas ha il Volvo. A riposo a Bilbao. Ok. Questo qui è in servizio, fermo per riposo. In servizio, in servizio. In servizio, fermo per riposo. Mamma mia, questi stanno salendo di livello, eh. Due e mezzo, due e mezzo. Bello, bello, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace. Va bene, Lucas poi partirà. Ok, allora signori, io vi saluto qui. Vi invito a lasciare un like, un commento e di iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo nel prossimo episodio di Euro Truck Simulator 2. Ci vediamo nel prossimo video sempre qui sul mio canale. Ciao a tutti ragazzi.